Ciao ragazzi, ciao ragazze, bentornati o benvenuti nel mio canale. Mi presento, io sono Chiara e oggi, come leggerete dal titolo, andrò a realizzare alcune dei beauty hacks di TikTok più virali. Ce ne sono una marea, veramente tantissime, e oggi andremo a provarne alcuni per ogni step del make-up. Ho cercato appunto di scoprire, scovare tanti piccoli hacks e quindi andremo a vedere se effettivamente sono realmente trucchetti di bellezza efficaci o meno. Quindi iniziamo! Mi sono spostata un pochettino di qua perché ora vi farò uscire la schermata del trucchetto proprio qui di fianco e direi di partire dal viso. Io praticamente c'è appunto questa ragazza che va a disegnare con il dorso di un pennello e fare appunto dei puntini, ovviamente nella zona contour li fa più scuri utilizzando tutti i prodotti in crema e niente, poi dopo va a sfumare e ha una base perfetta, quindi vediamo se realmente sarà così o meno. Sono ritornata nel mezzo e io ho deciso per fare questo hack di utilizzare una palette di fondotinta direttamente perché non possiedo un contour in crema e quindi ho deciso, se mai riuscirò ad aprirlo, ok, di utilizzare questa palette appunto di fondotinta di NYX che si chiama Pro Foundation Palette, dove appunto all'interno abbiamo tante colorazioni di fondotinta. Questi sono poi super cremosi e si sfumano da dio. Per il blush invece utilizzerò questo prodottino in crema di Kiko, è una collezione vecchia, ve lo devo dire, della Toscan Sunshine, che è un blush che può essere utilizzato sia appunto come blush che come ombretto che come lipstick, quindi super multiuso. E poi utilizzerò un po' di correttore, questo qua di Revolution, il Conceal and Define, per illuminare maggiormente. Direi di partire dal contour. Ho prelevato un po' di prodotto, però iniziamo da qua. Magari l'ho fatto già un po' troppo alto, ma non importa, va bene così. Cioè, già scarico il prodotto. Non so quanto prodotto dovrò utilizzare per fare sta roba. Speriamo che esca qualcosa di decente. E vado in su con questo. Porto sì un po' qua. Facciamo anche al naso, già che abbiamo questo sporco. Quindi, che poi al naso teoricamente si prediligono i colori freddi. E in questa palette comunque di fondotinta sono tutte tonalità molto molto calde. Io ad esempio questa, vabbè, la utilizzo su appunto chi devo andare a truccare perché mi permette di avere tante colorazioni in un'unica palette, quindi stracomodo. Metterò anche un po' qua. E solo che appunto ultimamente trucco solo me stessa, quindi mi devo un po' adattare e per non lasciarla lì a marciuire uso i colori più scuri per fare magari un po' di bronzing in crema e poi passarlo successivamente dopo con un po' di polveri. Ora pulisco il pennello e passerò al fondotinta vero e proprio, quindi alla parte più chiara. Ok, allora qua avevo già sbagliato che ho prelevato, cioè ho messo il prodotto lì dove poi andrò a mettere il blush, mi sembra ovvio, e adesso cercherò di metterlo in queste zone. Devo ricordarmi che qua devo mettere il blush e nel mentre sto anche realizzando una tecnica che va di super moda su TikTok. Fatemi sapere se voi siete su TikTok proprio in primis. Io sì, quindi vi consiglio di andarmi a seguire, che stiamo sempre di più, ci stiamo sempre di più allargando come numero di persone che appunto mi seguono, seguono la mia pagina, sono molto contenta. E in più appunto sta spopolando questo trend appunto si va a liftare maggiormente il viso con appunto il contour barra bronzing molto alto, così come il blush e questo correttore che lifta verso l'alto. Quindi adesso diciamo che sto facendo un TikTok, un beauty hack dentro l'altro.
ci proviamo almeno, dai. Devo metterlo qui. Però qua io dopo ne volevo mettere un altro più luminoso. Sa che farò così. Il colore che sto usando io del correttore, per chi interessa, è il C3, che in realtà è un po' troppo chiaro. Infatti purtroppo lo devo utilizzare solamente per andare a illuminare, e come potete vedere è molto molto rosato. Mi sa che devo prendere una tonalità un pochettino più neutra. Ah, e poi mi sono dimenticata di mettere magari un correttore un pochettino più arancioso nella parte delle occhiaie. Infatti vado nuovamente a ripulire il pennello dietro. Tanto questo è un pennello che poi non utilizzo mai, quindi top. Prendo dalla palettina qui questo colore un pochettino più arancioso. Lo vado ad applicare appunto nelle mie occhiaie. Qua. Perfetto. Sarà più o meno il primo che andremo a sfumare. Così, ok. Poi al massimo dopo ripasso sopra con un po' di correttore illuminante. Ora possiamo passare al blush. Allora, ho deciso che ne applico un pochettino sul dorso della mano in questo modo. Il colore è molto bello, eh? È modulabile, peccato che non penso appunto ci sia più come prodotto da trovare appunto in negozio, però era molto carino, sicuramente ci sono altre alternative. Molto bello questo, molto colorato, e lo porto appunto all'insù come vi dicevo prima. Armata di pennello, ho deciso di utilizzare il pennello setting spray, questo di MAC, che bisogna agitare, è quello luminoso, perché quello matte lo sto finendo e vorrei tenermelo buono ancora per un po'. Spruzzo sul pennello, spruzzo in faccia. Che bagno! E io direi di iniziare a sfumare. Penso che, cioè, non so, sfumo tutto insieme? Non so bene. Sa che ho aggiunto troppo. Ho aggiunto troppo contour. Vabbè, dai, al massimo poi sistemiamo la situazione, non facciamoci prendere dal panico subito. Cioè, sicuramente se funziona è molto carino come hack. L'unica cosa che mi preoccupa è il fatto che, cioè, che devo fare ogni mattina sta roba, ci metto 40 anni, faccio prima a farmelo senza pallini. Sì. Ok, questo è il risultato finale. Penso che il colore che ho applicato come fondotinta sia un po' troppo scuro rispetto al collo, ma passeremo sopra. Ora mi sento lucida come non so che cosa, quindi vado con un po' di cipria, utilizzo questa qua di Sephora, non è tra le mie preferite, però ce la facciamo andare bene. La prelevo con un pennellino un pochettino più da precisione e la applico soprattutto nel contorno occhi, che sta chiedendo pietà, sta chiedendo per favore mettetemi un po' di cipria. E la vado a tamponare, vado anche a incipriare la fronte. E a proposito di cipria e pennelli, ho rivalutato questo pennello, questo è il 105 di Jessup. Se non conoscete il brand, è appunto un brand, un marchio che rivende Amazon, che appunto fa sempre questi set di pennelli che vi giuro sono super buoni, low cost, e veramente non si rovinano niente, soprattutto questo set col manico di bambù. Infatti la maggior parte di pennelli che ho io arriva da lì e sono veramente ottimi. E a proposito appunto di questo pennello, inizialmente lo usavo come pennello illuminante, poi avendone preso un altro di Real Techniques, sempre appunto con questa forma ma leggermente più piccolo, quindi un pochettino più preciso, ho utilizzato quello per il illuminante e questo appunto per andare a fissare la cipria, soprattutto nel contorno occhi, essendo appunto molto piccolo. E vi devo dire che mi sto trovando molto molto bene, quindi
straconsigliato. Per questa volta non vado sul contour che ho fatto in crema con le polveri, perché appunto non devo uscire di casa, non devo fare nulla oggi, però appunto se magari volete provare questo trucchetto beauty, ricordatevi sempre che appunto se avete comunque una pelle che tende a lucidarsi molto, di fissare le creme con sempre un po' di polveri. Quindi bene, passiamo al prossimo trucchetto. Questo prevede le sopracciglia, che apparirà appunto qua di nuovo il video, e c'è appunto questa ragazza che va a farsi le sopracciglia con uno stuzzicadente e un prodotto in crema, fa appunto la forma e va a riempirle. Proviamo, non so cosa ne uscirà fuori, anche perché ultimamente mi piace molto l'effetto tirato all'insù, molto più naturale. Ho deciso di prendere questa matita qua di Nabla, la Cupid's Arrow numero 2, se non sbaglio, sì, per appunto andare a colorare lo stuzzicadente e applicarlo sulle sopracciglia. Questo perché non ho un prodotto in crema per le sopracciglia. Oddio, non so da dove iniziare. Ci vedete? Spero di sì. Ok. Già ho fatto un danno, sono uscita. Vabbè, dai. Poi lo sistemiamo. Sistemiamolo subito. Se faccio così va via. Fa in tempo? Sì! Perfetto, ok. La prima parte è fatta. Colora più. E ci proviamo lo stesso. Mamma mia, che casino che sto facendo. Ah! Andata tutta fuori. Sa che vado a prendere ancora un po' di prodotto, perché magari giro lo stuzzicadente, però cioè non so neanche come girarlo. Un po' di prodotto di qua, andiamo a vedere. Cioè, ma vengono malissimo. Non so voi, non riesco a fare una riga dritta. Com'è possibile? No. Ok. Allora, per me già questo hack è bocciatissimo, odio questa cosa. Adesso poi dopo, cioè, il video andava appunto con una matita per sopracciglia a colorarle all'interno. Per me bocciatissimo. Poi non sono neanche uguali, non mi piacciono per niente. Cioè, non riesco più a essere precisa con questi prodotti, non li so più usare. Non so voi cosa utilizzate di solito per le sopracciglia? Fatemelo sapere nei commenti. Beh, io direi di interrompere qui queste, tanto più schifo di così, cioè se vado avanti potrebbero diventare ancora più orrende, quindi facciamo finta di niente. Vado a sfumare anche qua un po' all'inizio, che poi questa mi è venuta più grossa di queste, cioè sono proprio neanche sorelle, parenti lontani, conoscenti. Di solito si dice che le sopracciglia sono sorelle, non gemelle. Bene, le mie proprio neanche queste. Ok, sono di nuovo nella mia postazione video e ho un fazzoletto in mano, perché adesso capirete bene perché. E guardiamo il prossimo trucchetto, che è molto carino, cioè non lo considererei proprio un trucchetto, ma un modo alternativo, perché alla fine non è un trucchetto che ti facilita, è molto carino e creativo, mi sembra molto da Art Attack, vi posso garantire. E niente, guardiamolo subito. Praticamente sta usando appunto un fazzoletto, una velina di carta, va a prendere una palette colorata e poi praticamente con il fazzoletto va a dipingersi l'occhio, invece di utilizzare i pennelli utilizza un fazzoletto. E dato che siamo nel mese del Pride, direi che questo è un super hack, non lo so dire, un super trucchetto, dico che è meglio. Perfetto appunto per questo mese, quindi proviamo. Ho il mio fazzoletto in mano, speriamo che non esca una ciofeca, e utilizzo questa palette di Makeup Revolution, la Forever Flawless Bird of Paradise, che all'interno ovviamente ha tutte colorazioni super extra colorate, e vi garantisco che costa sui 13 euro, ma è
stra bella, super pigmentata, la mia palette colorata preferita che ho nella mia makeup collection. Quindi appunto, se non ce l'avete, accattatela immediatamente, come direbbe Liquors Beauty, che saluto se mai guarderà questo video, penso di no, però non costa nulla provarci. Quindi faremo appunto un arcobaleno di colori. Di qua inizierò facendo, penso, rosso, arancione, giallo, oppure con il rosa, non so, faccio rosa, rosso, arancione, giallo se riesco. E di qua invece faccio parto con il viola, l'azzurro e il verde. Viola, blu, azzurro e verde. Mentre vado sulle labbra a utilizzare un gloss rimpolpante, perché mi si stanno rinsecchendo non so quanto, perché appunto sono andata anche sulle labbra quando abbiamo steso la nostra base, direi che prima del rossetto, che sarà a breve, meglio andarle a idratare un pochettino. E se vi interessa, sto usando questo gloss rimpolpante di Catrice, molto molto bello, pizzica non tantissimo, quindi super, cioè riuscite a resistere senza problemi, e vi ingrossa leggermente, proprio un piccolissimo effetto, le labbra, molto buono. Allora, ho preso una piccola parte, cioè non so neanche bene come fare. Allora, qua abbiamo, penso che andrò a utilizzare questo come primo colore, che dalla telecamera ma anche dal vivo sembra molto più aranciato, ma poi una volta sull'occhio è molto acceso, quasi neon. Non so neanche quanto devo prelevarlo. Preso, lo applico qua. Aiuto. Sì, va bene, dai, ci siamo. Pensavo che uscisse un pochettino meglio, adesso vado ad accartocciare un altro angolo. Allora, qui. Quanto devo tirarlo via? Non so quanto devo rimanere. Sì, vabbè. Diciamo che agli altri viene meglio, non so perché. A me non è venuto molto carino come agli altri. Vabbè, vabbè, vabbè. Non perdiamoci d'animo. Adesso vado a prendere l'arancio. Poi riprendiamo un altro angolo di sto fazzoletto poverissimo che deve subire le pene dell'inferno. Lo accartocciamo. E prendiamo il giallo, l'ultimo colore. Questo è proprio un giallo canarino super acceso. Tacchete. Lo mettiamo qua all'inizio. Come lo metto? Così. Vado a prelevare ancora un po'. Viola. Viola, devo stare molto attenta, cercare di farlo più o meno uguale. Ok, più o meno ci siamo. Vado a prendere l'azzurro adesso, perché ho paura che poi dopo, dato che questo viola è molto scuro, poi il blu si perde un po'. A parte che in questa palette non ho un blu, quindi non mi si crea il problema. Vado a prendere l'azzurro, cioè in realtà come blu può essere considerato questo, che è molto scuro poi una volta sfumato. Io vado ad utilizzare il turchese, l'azzurrino, molto carino, che sembra un verde acqua, ma in realtà, anzi ti vi dirò, farò un mix, così non ti chiamo, sembra una rosa, guardate che carina. E andiamo, mi dà fastidio qua. Adesso con un pennellino vado sotto con, per finire il look, per il momento con gli ombretti, con il rosa, sia da una parte che dall'altra. Mi piace, così facciamo tutta una roba super arcobaleno. Arrivati qua, penso che ora metterò le ciglia finte off camera, perché ci metto una vita a metterle ogni volta. E ovviamente metto anche mascara e ci rivediamo per le labbra, che sono l'ultimo step. Eccomi di nuovo nella mia postazione ad angolo e ora vediamo l'ultimo trucchetto per le labbra, che pure questo, diciamo che mi preoccupa un po', non so cosa uscirà. Praticamente questa ragazza sta usando due rossetti liquidi, va appunto a fare delle striscette alternandoli di colore,
Poi dopo inizia appunto a fare questo, questo movimento con le labbra, così, in modo da tale che i due colori si mischiano e venga fuori un bellissimo colore e steso benissimo. Ho qualche dubbio, posso averlo? Non mi fido molto, però proviamo, iniziamo. Comunque mi ero dimenticata di dirvi che ho messo anche un pochettino di illuminante liquido, questo qua che ho su, molto molto carino, è di Becca, si chiama Opal se non sbaglio, stracarino e super luminoso. Quindi proviamo a fare questo trend delle labbra. I colori che ho scelto sono questi due, che ho deciso appunto di mischiare magari un nude a un colorino, non è proprio rosso questo in realtà, adesso ve li sboccio. Prima vi faccio vedere, questo qui è il numero 13 di Sephora, che è uno tra i miei preferiti, lo faccio vedere qui. Questo è il colore, molto molto bello, è ovviamente un nude rosato, un pochettino più freddo. E questo qua di Nabla si chiama Moon for Love, non mi ricordo come si chiamano questi con il pack fatto in questa maniera, perdonatemi. Anche questo strabello, vedete che non è proprio rosso, è si potrebbe dire che è un nude azzardato, molto molto rosso mattone. E niente, proviamo a fare sta cosa, non so cosa uscirà fuori perché non mi fido. Inizio con quello più nude, faccio delle righe. L'altro colore un pochettino più scuro. Ho paura! Iniziamo! Mancavano solamente le campane. Perdonatemi se sentite appunto in sottofondo le campane, non posso farci nulla. E niente, questo è il risultato finale di tutti questi trucchetti che ho provato per voi. Fatemi sapere nei commenti qual è stato quello più bello e quello più brutto. Voglio proprio... sono proprio curiosa. Secondo me, vabbè, quello degli occhi è strafigo perché comunque... Come vi ripeto, non mi sembra proprio un trucchetto di bellezza, più proprio una cosa molto virale, artistica, che appunto sta spopolando su TikTok. Però mi piace molto proprio il risultato che è venuto. La base è molto carina, devo dire la verità, è molto bella, tutta molto amalgamata bene, sfumata bene. L'unica cosa appunto è che secondo me, cioè, è valido, nel senso che funziona, però non ne vale la pena, cioè mettersi magari ogni mattina per fare questa cosa qua, cioè anche no, troppo sbatti. Le sopracciglia assolutamente bocciate, sia per quanto riguarda appunto lo strumento, ovvero lo stuzzicadente. A questo punto usa una matita fai prima per delineare e non mi piace proprio per niente, e poi non sono più abituata a vedermi con queste sopracciglia così tanto scure e belle marcate, mi piace un'altra cosa. Le labbra, devo dire che ci è voluto un pochettino prima che appunto si amalgamassero bene tra di loro i rossetti. C'è da dire che comunque il colore che è venuto fuori molto carino, l'unica cosa appunto non si è tanto precisi, ovviamente se si usa magari una matita labbra e si mischiano prima sul palmo della mano, cioè sul dorso della mano, i colori che si vogliono usare, secondo me è meglio, e poi applicarli con un pennellino se appunto volete mischiare, se no non ce n'è bisogno. E nulla, quindi questo è quanto. Fatemi sapere appunto nei commenti se volete anche una parte 2 di questi beauty hack. Vi consiglio vivamente di seguirmi su Instagram, trovate tutti i miei link nell'info box, o comunque magari ve li lascio scritti qua da qualche parte. Comunque mi chiamo uguale da tutte le parti, quindi non avete problemi, e seguitemi ovviamente anche su TikTok. E nulla, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, mi raccomando lasciatemi
un like, anche di supporto, di sostegno, in modo tale che io capisco che vi piacciono questi video e ne potrei fare anche altri. E iscrivetevi ovviamente al canale, vi mando un grosso bacio e ci rivediamo nel prossimo video. Bye!